siamo! Suma! Pronto? Visto questo posto? Sì, sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa per mediare tra Asgard e Vanaheim. Quella guerra, così tanti morti. Non sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare i giganti. Nulla, ragazzo. È questa la tragedia. Non si erano schierati, ma la paranoia di Odino è inferiore solo alla fede di sangue di Thor. Bene, addio effetto sorpresa. Bene, ora l'altra cinghia. Cosa? Perché stiamo salendo quando dovremmo scendere? Pensa. Beh, la punta è sotto molti strati di ghiaccio, il calore non funzionerà. Già. E non c'erano cristalli esplosivi che avrei potuto colpire, quindi escludiamolo. Già. Potremmo rompere il ghiaccio, ma avremmo bisogno di qualcosa di molto pesante per... Oh, ora capisco. Bene. Finire il martello vicino allo scalpello. Non può. Perciò lo facciamo cadere e poi vediamo che cosa succede. Quindi il tuo piano include molta fortuna. E ora? Reggiti. Non so
funzionato. Non è sceso molto. È crollato. Una vasca di sabbia, ma non ci arriviamo. Entrambi, no. Si spinge. Ma... fidati. Pronto? Punta i piedi e spingi con forza. Signor sì. Come scendiamo? Saltiamo. Davvero? Forza! Thank you.
aver paura! Perché aver paura? Ti tengo io! Tu sei pazzo, lo sai, vero? Tutto bene? Bene, dovremmo muoverci. La punta. Fidati di lui, ha talento nel distruggere le cose. Tienilo bene a mente. Non lo dimentico mai. Erano i due che stavano con Baldur, i suoi nipoti. Già, Magni e Modi, i figli di Thor. Mia madre diceva che gli Aesir erano gli dei peggiori e Thor era il peggiore degli Aesir. Sarà anche un pessimo padre. Non sono più bambini, non hanno scuse. Sindri se la caverà. Non lo vedranno nemmeno. Ah, la grande sala da pranzo. L'invidia di tutta Midgard. Mi ricordo che qui c'era un grande candelabro. Ravvivava molto la stanza. Là. Ah, sì. Proprio non ce la fai a trattenerti, eh? Trauma! Se la memoria non mi inganna, il trono dello Jarl era oltre quel muro di ghiaccio. Thank you.
Fai presto. Prendi un pezzo di scalpello e filiamocela prima che se ne accorgano. Tu. Ragazzo. Arrenditi. Il padre di tutti lo esige. No. Bene. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai! E tu dove credi di andare? Oh no, fratello! Il mostriciattolo ha un arco! Ora che cosa facciamo? Non dico cosa devo fare! L'ultima vera sfida che abbiamo affrontato. Stai dietro di me. Perché ci cercate? Cosa vuole Odino? Non so, non mi importa. Vieni, pezzo sangue. Basta tenere le mani. Zitto! Non chiamarmi così! Mi serve la salute! Zitto, zitto! Calmati, ragazzo. Non ascoltarlo, ragazzo. Vuole solo provocarti. Il dio. I figli di Thor vi distruggeranno. Se i figli di Thor si accomodino. Testa! Scusa,
Ho esagerato, eh? Sony, ci siamo! Questo storio... Basta! Stai concentrato! Il sangue è malato, ha bisogno di Freya. No! Fai piano. Ce la faccio. Bravo, ragazzo. Sto bene, vedi? Dovremmo tenerlo d'occhio. Avanti. Aspetta, vieni. Ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo. Ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok. Le rune rappresentano tante cose. Gli dèi. O gli animali. Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non io... Non è questo. Senti questo odore? Sì, lo sento.
Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi scherniranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. No! Truma! No! Oh, quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia? Zitto! Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre! Mettila! Ups, mi sa che l'ho steso. Sta indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male! Atreus! Devi portarlo da Freya, presto! Non c'è altro modo! In barca. Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la tua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curare. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio, ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Il serpente.
Sbrighiamoci. Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Traia! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo ai Lime, il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Elle. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma, e contro i morti la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaine. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Devo. Lasciami in pace. Come vuoi. Thank you.
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim.